Ciao bambini! Oggi apriremo insieme l'album con tante attività, giochi, pagine da colorare, new attività, gioca impara con noi! E ci sarà proprio Bing! Ciao Bing! Ciao bambini, sono molto curioso di mettere l'album. Sì, ma io vedo che sei pronto per andare a dormire. E già ho un pigiamino con disegnato OPT Bush. Perché tra poco è notte. Bravissimo Bing. E qui ci aiuteranno l'astuccio dei colori. Va bene, cominciamo. Io preferisco andare. Aspetta che sposto la telecamera in un'altra parte. Aspetta. L'album da completare. Sì, possiamo completare l'album. Allora, io vorrei andare a pagina. Oh, sì, vorrei andare a quella pagina. Oh, ma questo rappresenta Dio che sta andando a nanna. E proprio sono travestito pure io, guarda. Ma ci sono delle differenze. Dobbiamo farle. Eh sì, e ci aiuterà l'astuccio. Aspetta che lo spostiamo tutto, perché altrimenti non si vede nulla e il nostro album è pronto. Cominciamo da questa pagina. Dobbiamo inquadrare un po' la telecamera. Ma che bello, ci sono io inquadrato, guarda, dei bambini, guarda, sono proprio io, ho lo stesso pigiamino. Sì, ma esistono altri Bing con il pigiama rosso. Oh sì, me lo ricordo, è un pigiama di riserva, sempre disegnato con Petit Gouache. Sì, ma non perdiamo altro tempo, si inizia. Aspetta che devo aprire. Ecco qui, e prendiamo la matita, eccola qui. Allora, vediamo. È tempo della buonanotte di Bing. Ah, sì, pure è tempo della buonanotte. Quasi, ma quasi mi addormento subito. Sì, ma fammi fare l'esercizio per i bambini. Nome. Non scriviamo il nome. Allora, cosa serve per la nanna di Bing? Prima fare il bucato. Poi secondo bere il latte, perché così si può dormire. Terzo, fare il bagno. Quinto, andare a fare la pipì. Allora, mi sono sbagliato. Quarto, il pigiamino. Quinto, bisogna fare la pipì. Sesto, bisogna lavarsi i denti, perché altrimenti si riempiranno di carie. Settimo, andare a letto. Ottavo, raccontare una fiaba. E nono, dormire abbracciando il suo peluche. Oh, che bello! È bello! E adesso c'è una parte da colorare. Leggiamo l'esercizio. Bing da colorare. E anche qui da colorare. Colora una delle azioni più importanti che Bing compie prima di andare a letto. Sai dirmi a che numero della pagina accanto corrisponde? Siamo alla pagina 27. Ora ci divertiamo a colorare Bing. Oh, che bello, non vedo l'ora di colorare Bing. Innanzitutto coloriamo per prima la scritta. Spostati l'orecchio, altrimenti te lo coloro io. E iniziamo a colorare la B, la B, la B, la B di Bing, la B di Bing, la B di Bing.
Mi piace questa canzone, vero Bing? Certo. Ma no, bisogna sedersi. Quindi l'astuccio lo mettiamo proprio qui. Aspetta. Ecco qui, mi metto accanto a Bing. Comincia a colorare in azione. Beh. Ma hai colorato la O? No, adesso coloro l'altra parte. Così diventa Bidi Bing. Bing, Super Bing. Hoppity Bush. Sì, Hoppity Bush è il mio giocattolo preferito. Certo. Allora, andiamo qui a colorare tutto, tutto, tutto. La B deve diventare rossa come la S di Superman. Ma non sarò Super Bing. Esattamente, sarò Super Bing. Scusatemi. Allora, abbiamo completato la nostra B ed è quasi a 1. Manca la I, e la I era di verde militare, forse sì. Era proprio così. Coloriamo tutto di verde. Ma la B, ma la I è facile, si finisce subito. Anche la N. La N non mi ricordo, forse era di un giallo. Allora prendiamo questa e coloriamo la N. Guardate, diventa tutta gialla. La G me la ricordo, era di arancione. Sì, era di arancione. Ma un arancione chiaro, non uno scuro. Prendiamo questo arancione e iniziamo a colorare. Infatti è un altro tipo di G, non è? Sì, un altro tipo di G stampato piccolo. Sì, ma divertiamoci a colorare più che dire. Guardate che bello. Lo sai perché lo sto disegnando di arancione? Perché a te ti piacciono le carote, sei un coniglio. Certo, mi piacciono tanto le carote. Facciamo anche un frullato di carote con frulli frulli. Dai, coloriamo. Guarda come sta venendo bene. Perciò, bambini, colorate bene questi il nome di Bing. Guardate, sta facendo un bel disegno. Non sapevo. Ecco qui. Vediamo un po'. Fatto! Abbiamo completato il nome di Bing. Bambini, guardate. La B di rossa, la I di verde, la N di giallo e la G di arancione come le mie carote preferite. Adesso bisogna colorare te, Bing. Allora, per prima di cosa coloriamo i tuoi occhi. Prendiamo il verde perché guardate,